Prima giornata col botto per l'Avis di Pagani. Questa mattina più di 40 persone si sono recati presso il nuovo ambulatorio dell'Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue per donare, per contribuire alla causa della donazione. Un momento importante dunque che incoraggia i responsabili della sezione paganese a continuare ad organizzare giornate per la donazione del sangue. Io ritengo che in qualsiasi plesso ospedaliero, laddove esistono poi, manco a fare opposto, degli ambienti come una chirurgia generale, dove esiste un'oncoematologia, assolutamente ci sia un punto di donazione Avis, perché noi in tutta Italia, tra le tante cose, abbiamo bisogno di sangue. Aggiungo che Pagani chiaramente è la prima volta che ha aperto questo tipo di spiraglia. Oltretutto anche in modo giudizioso, perché Pagani non aveva questo punto di riferimento. Abbiamo avuto delle resistenze, grazie a Dio però siamo riusciti a raggiungere il primo giorno di donazione, che ha avuto sicuramente un valore e un successo particolare. Sono arrivate oltre 40 persone, con tantissime altre che chiaramente hanno telefonato per sapere le date prossime di donazione. Devo dire che siamo rimasti molto contenti della riuscita dell'evento. Si sono presentate molte persone, tra l'altro ha partecipato anche l'Istituto Alberghiero di Pagani. Devo dire che abbiamo avuto una bella risposta. Adesso siamo fiduciosi perché a breve ci saranno date ulteriori giorni nei quali poter venire a donare, per cui poi avviseremo tutti i donatori che saremo pronti per un'altra data al più presto.